저는 에미라고 해요. 아, 친하고 있죠? Ciao a tutti, da quanto tempo? È passato un pochino di tempo, l'ambiente della mia stanza è sicuramente cambiato perché in questo momento mi trovo in dormitorio presso la Pusan Wukuko Taekkyo di Busan, come dice il nome, è l'università per stranieri di Busan. Attualmente in realtà ho appena finito il primo semestre qui. Diciamo che ci sono un pochino di novità, questa è la ragione per cui sono un pochino sparita dai radar, non ho postato video particolari nell'ultimo periodo, a parte il video con la mia amica Kyuri, che abbiamo girato un paio di mesi fa, settimane fa, cos'era, ottobre, per il concorso di Italia o Nuchukan. E a parte appunto quell'occasione lì sono stata un pochino silenziosa su YouTube, però chi mi segue su Instagram saprà già che appunto ad agosto mi sono trasferita in Corea del Sud per studiare attualmente un anno qui con il programma doppio titolo dell'Università di Stranieri di Siena in accordo appunto con la Busan Wukuko Taekkyo qui a Busan. E prima che me lo chiediate, gli orecchini, la collana e il braccialetto che sto indossando sono di Ana Luisa, che se forse avete già visto in video passati è un brand che adoro e che indosso spesso. I loro prodotti sono carbon neutral, quindi comunque è un brand che ci tiene all'ambiente, cercano di avere un impatto ambientale minimo. Utilizzano sempre materiali riciclati come l'argento. Tutti i gioielli placcati oro 14 carati. Vi lascio comunque tutto in description box. Potete anche utilizzare poi il mio codice sconto per avere un ulteriore sconto. Attualmente è fino a metà mese, se non sbaglio, dovrebbe esserci anche una promozione. Vi lascio tutte le informazioni in description box. Poi, se avete voglia, con calma potete andare a dare un'occhiata. Io comunque li adoro. Poi la cosa bella di questo paio di orecchini qua, in realtà, è che si può anche togliere questo pezzetto, quindi diventa semplicemente un orecchino a cerchio, diciamo, senza questa parte qua. Però se lo volessi, ad esempio, allungare, posso fare anche una cosa così. Oppure, per farli ancora più lunghi, per rendere una cosa molto più particolare. Figo, mi piace, però diciamo che preferisco avere due orecchini della stessa lunghezza, ecco, da entrambe le parti. A parte questo piccolo preambolo, volevo comunque appunto spiegare un pochino come sono arrivata qui in Corea del Sud perché molte persone me l'hanno chiesto. Allora, cos'era? Gennaio dell'anno scorso? Perché oramai siamo già a gennaio 2023. A proposito, buon anno a tutti! Ho perso il senso del tempo, se ha senso dire una cosa così. Perché qua, tra l'altro, le festività natalizie sono una cosa molto da coppie, quindi non c'è tutto questo spirito natalizio, cioè le luci magari ci sono, gli alberi ci sono, ma non è così tanto sentito come da noi in Italia il Natale, quindi mi ha lasciato un attimo così persa. Però sì, siamo già a gennaio 2023, quindi buon anno a tutti. Vi faccio veramente i miei più sinceri auguri per quest'anno affinché possiate comunque essere sempre più vicini alla realizzazione di ciò che volete davvero. Non arrendetevi, se avete un obiettivo, che ne so, venire ad esempio in Corea del Sud a studiare, fatelo. Io 4 anni fa, perché 4 anni fa avevo iniziato ad avvicinarmi per l'appunto alla cultura coreana, mai avrei immaginato 4 anni dopo di ritrovarmi qui. Sono successe tantissime cose in relativamente poco tempo, perché io nel giro di un anno e mezzo ho praticamente mollato il mio lavoro a tempo indeterminato, mi sono riscritta all'università, ho partecipato al bando della mia università, l'ho vinto e sono venuta qua in Corea. Quindi in realtà tutte cose che sono avvenute nell'arco di un anno. Ho finito di lavorare a settembre 2021, a ottobre mi sono trasferita a Siena per studiare, ho finito il primo anno a giugno e ad agosto 2022 sono venuta qua a Busan. Quindi nel giro di un anno praticamente mi sono ritrovata da una parte all'altra, sconvolgendo tutta la mia intera vita. Però sono contenta di quello che ho fatto, sono contenta del percorso che ho scelto, sono contenta di quello che sto facendo. Ora posso dire che una delle ragioni che mi avevano portata ad iscrivermi all'Unistrasi, intraprendendo poi il percorso di didattica della lingua italiana straniera, ma il mio obiettivo principale iscrivendomi a Siena, all'Unistrasi, era quello di poter partecipare al bando doppio titolo per venire a studiare qui a Busan. Che in realtà è un salto un po' nel vuoto, perché ci sono soltanto 5 posti per poter
poter venire qui. Quindi io all'epoca, in realtà, quando mi sono iscritta, avevo, diciamo, questo obiettivo di venire, però non sapevo se ce l'avrei fatta. Ce l'ho fatta, quindi sono molto contenta e anche fiera di me stessa, perché comunque ci ho voluto credere fino in fondo. Però, per l'appunto, volevo un attimino spiegare meglio questa cosa del doppio titolo. Allora, praticamente l'Università per Stranieri di Siena offre diverse opportunità di studio in Corea del Sud, sia per l'appunto a studenti della triennale che della magistrale. Ci sono i classici bandi overseas. Io ero stata presa ad esempio alla Hankook University of Foreign Studies a Seoul, però per l'appunto per un semestre soltanto. Ma il mio obiettivo principale era partecipare al bando del doppio titolo. Per partecipare a questo bando c'erano dei prerequisiti, quali per l'appunto anche un alto livello di topic. Questa è una delle ragioni per cui io l'anno scorso ho studiato come una pazza coreano per poter prendere livello 4, perché il livello 4 del topic era prerequisito minimo per poter partecipare. Ora, se una persona non aveva il topic 4, pazienza, perché secondo il bando si poteva comunque partecipare. Tra i prerequisiti bisognava avere comunque, appunto, non solo una conoscenza del coreano, bisogna assolutamente saperlo, è fondamentale. Anche se so che uno dei ragazzi che è venuto l'anno scorso qui a Busan aveva un livello più basso, penso avesse preso il livello 2 del topic e comunque è riuscito a finire, anzi si è laureato qualche settimana fa, a dicembre. Quindi non è assolutamente un impedimento avere un livello basso, semplicemente bisognerà impegnarsi di più. Tra i vari prerequisiti era meglio avere anche già degli esami registrati, quindi io l'anno scorso, per avere appunto più possibilità per venir presa per questo bando, avevo già dato 2 o 3 esami, pare di averne dati 3. Più esami si danno, meglio è, anche perché entro poi la sessione estiva bisognava finire tutto. Io in realtà avevo poi dato 6 esami nel giro di 2 settimane a giugno. Sono stata pazza, non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta. Ho finito praticamente gli esami del primo anno a giugno. Ma perché io l'anno scorso mi ero talmente impuntata che volevo venire qui a Busan, che ho studiato veramente come una pazza e non so come ce l'ho fatta, perché non sono un genio, anzi il contrario. Però sono riuscita per l'appunto a fare tutto e a venire presa per questo bando. L'opportunità del doppio titolo rispetto a un overseas è che per l'appunto si fa il primo anno della magistrale a Siena, il secondo anno della magistrale qui alla Busan Uede, e concludendo praticamente il secondo anno dando tutti gli esami qua in Corea si ottengono entrambe le lauree dei due atenei. Uno deve dare gli esami in Italia, concludere il primo anno, partire poi per la Corea, dare qui gli esami. E ci tengo a dire che tutti i corsi sono in lingua coreana, i saggi da scrivere sono tutti in lingua coreana. Uno dirà: non ce la farò mai. Io per prima dicevo: non ce la farò mai, però mi sono anche detta: oh, se non mi butto non migliorerò mai nella lingua, quindi devo assolutamente buttarmi nella fossa dei leoni. È un modo per uscire dalla mia zona comfort, quindi mi dovrò rimboccare le maniche, mettermi a studiare. E se non miglioro così, quando potrò farlo? Può far paura, però secondo me sono queste cose che fanno più paura, che danno l'opportunità per l'appunto di crescere maggiormente. Quindi concludendo poi il secondo anno qui in Corea e avendo già stabilito comunque la ricerca che si vuole fare per la tesi di laurea magistrale, se una volta scritta la tesi di laurea bisogna ovviamente ritornare in Italia, lavorare sulla tesi, scriverla, perché io non penso proprio che la scriverò qua in Corea, o comunque se la scriverò una volta concluso il secondo anno qui a Busan. Ritornati in Italia, si scrive la tesi, si discute, eccetera, eccetera. Una volta laureati si ottengono le lauree da entrambi gli atenei. E secondo me è una cosa molto bella, molto interessante e molto utile, soprattutto se qualcuno ha l'intenzione poi magari di cercare lavoro qui in Corea del Sud, perché si ha un titolo di studio anche straniero, che in realtà è sempre stato uno dei miei sogni fin da ragazzina, poter studiare per l'appunto all'estero. Quindi essere qui in questo momento secondo me è un grande dono, una grande opportunità, e sono veramente contenta. Ovviamente non è semplice, perché seguire le lezioni in lingua coreana non è semplice, però posso anche dire che il 70% delle volte capisco, perché ti entrano comunque i vocaboli in testa, sono sempre, più o meno sono sempre le stesse parole. È fattibile, non è tutta questa cosa impossibile. All'inizio però è molto dura. Sono stati i primi 2 mesi e mezzo, 3, sono stati molto duri per me, non tanto per shock culturali o altro, perché non ho avuto prettamente shock culturali. Io sono arrivata qua in Corea e mi sono sentita quasi subito a casa. Dico quasi subito perché all'inizio ci sono tutte le scritte in lingua coreana. La metropolitana avevo paurissima di perdermi, adesso la prendo ad occhi chiusi, però all'inizio avevo veramente, cioè ero un pochino spaesata perché non ero mai stata in Corea prima. Ora che sono qui da
più di 4 mesi posso dire che mi sono già ambientata, che conosco meglio il sistema. Una volta che si ottiene anche la propria Alien Registration Card, quindi si possono fare diversi acquisti online su Coupang o altro, perché qua in Corea bisogna avere assolutamente questo documento. Se non si ha questo documento non si può fare niente senza questa Registration Card. Vuoi ordinare, che ne so, del cibo da sport? O se non ce l'hai non lo ordini. Vuoi comprare qualcosa su Coupang che è stile Amazon? O se non hai questa carta non fai nulla. Serve anche avere appunto un numero di telefono che sia collegato al tuo nome. E qui potrei già aprire un'altra parentesi, perché in Corea c'è anche un riciclo dei numeri di telefono, ma su questa cosa qui magari farò anche un altro video, perché vorrei anche fare un video su delle cose che apprezzo della Corea del Sud come altre cose che non apprezzo, quindi non voglio dilungarmi troppo per l'appunto. Comunque sì, il programma del doppio titolo secondo me è molto interessante per chi appunto vorrebbe stare in Corea un po' più di tempo, perché per l'appunto dura un anno. Attualmente qui sto frequentando il corso di Korean Language Education e sto facendo il corrispettivo di quello che sto facendo in Italia, perché in Italia ho completato il primo anno di didattica della lingua italiana a stranieri e qui invece sto studiando didattica della lingua coreana. Perché ho scelto didattica della lingua coreana? L'altro percorso di studio sarebbe stato Korean Studies, quindi studi coreani, ma la ragione che mi ha spinta a voler fare appunto didattica della lingua coreana, Korean Language Education, è perché l'ho trovata più in linea con i miei interessi, più in linea con quello che sto facendo in Italia, ma soprattutto mi sono detta, se io per prima sto studiando la lingua coreana, voglio imparare la lingua coreana, poi per carità anche gli aspetti culturali sono molto interessanti, ma mi sono detta, studiando didattica della lingua coreana, magari vado ad approfondire certe tematiche che possono aiutarmi ad apprendere ancora meglio la lingua. Quindi in realtà sono molto contenta di questa mia decisione. È stato complicato in realtà, perché ho scoperto poi che per fare questo percorso di studio il livello topic richiesto era il 5° e io solo il 4°. Va bene lo stesso, mi sono arrangiata nonostante avessi una professoressa che mi ha parecchio buttata giù dicendo che non ce l'avrei fatta. Ce l'ho fatta perché al suo corso ho preso anche B+, che equivale a un 29 su 30. Quindi è andata anche bene, è andata meglio di quanto mi aspettassi. Sono corsi senz'altro impegnativi. Il primo semestre per l'appunto ho dato Hangugo Hakil Panrun, che sarebbe linguistica coreana, e l'altro corso era Hangugo Kyoyuk Jeongchakrun, che sarebbe tipo politiche dell'insegnamento della lingua coreana o strategie di insegnamento della lingua coreana. Il secondo corso l'ho trovato molto più difficile in realtà, perché non capivo quasi nulla di quello che veniva detto. In compenso però ho preso un bel po' di appunti, il professore per fortuna ci condivideva le slide, le lezioni in questo caso erano online, e sono riuscita a finire il corso con una A, quindi equivale tipo a 30 su 30, quindi sono veramente tanto tanto contenta, perché avevo veramente una paura folle di fallire. Però ecco, la cosa bella dei corsi qua rispetto all'Italia è che vieni valutato per tutto il percorso che stai facendo, quindi nel voto finale non conta solo l'esame, ma contano in un percentuale hai le presenze in classe, quindi se frequenti tutto il corso hai un 20% di voto. Gli essay o gli assignment, quindi i compiti che ti vengono dati, se li fai, valgono una percentuale di voto. Per il corso di politiche linguistiche coreane i compiti valevano il 50% del voto. Poi avevo in questo caso anche l'esame che valeva un'altra percentuale del voto. Quindi tutte queste cose messe insieme danno il voto finale, quindi una persona che magari ha paura perché magari all'esame renderebbe meno, ha tanti altri più plus che può appunto aggiungere, per cui non bisogna preoccuparsi più di tanto, e questo secondo me è molto buono come cosa, perché vai a premiare tutto il percorso e non soltanto l'esame finale. Questa è una cosa che io dell'università italiana odio, perché metti che il giorno in cui devo fare l'esame sto male, c'ho la febbre, c'ho il ciclo, mi sento morire, devo andare comunque a fare l'esame, ovviamente stando male magari faccio schifo perché non riesco a rispondere, magari non riesco a rendere quanto avrei reso magari in un momento in cui sto meglio, ecco. Quindi questa cosa qua del venire, diciamo, premiati per tutto il percorso secondo me è molto positiva. Quindi ecco, se una persona magari è timorosa perché dice ma non ce la farò mai a fare i corsi in lingua coreana, non è assolutamente un problema, lo dico subito. Quindi tralasciando tutti i voli pindarici che ho fatto in questo momento, perché io non so seguire una linea di pensiero
che abbia un senso. Spero che comunque si sia capito qualcosa, ecco, di quello che ho detto. Concludo qui perché non so quanto ho già parlato, penso di aver parlato tanto. Spero di riuscire a postare più video andando avanti, anche raccontando un pochino di come mi trovo qua in Corea, certe cose che possono essere successe, degli aneddoti, cose che mi piacciono, cose che non mi piacciono. Comunque, se poi avete delle domande, per favore fatemele, perché così mi date anche più idee su gli argomenti da trattare nei prossimi video, perché io voglio e ci tengo a portare contenuti che siano interessanti e che non siano vuoti. Quindi anche una delle ragioni che mi portano a non fare spesso tanti video è perché io, se devo fare un video, è perché voglio dire qualcosa. Finisco qua perché meglio così. Vi ricordo comunque di nuovo Anna Luisa, vi lascio tutti i link sotto in descrizione. Da me, dal mio nuovo amico Ryan, è tutto. Da Busan, che è qua fuori dalla finestra. Ecco, quando parlo di vista intendo questa vista, che è pazzesca, cioè mi piace veramente tanto. E in fondo, non so se si vede, non si vede perché c'è un po' di nebbia, c'è anche il ponte. Comunque questa è la vista dalla finestra e posso dire che è pazzesca. Farò un video tour del dormitorio, lo giuro, perché è una delle prime cose che avrei voluto fare. La mia camera in questo momento è un disastro. Per fortuna la mia roommate non c'è, però la camera è piccola ed è un disastro. Ragazzi, da Busan è tutto. Per qualsiasi cosa scrivetemi su Instagram, commentate pure qua sotto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!